primi commenti sull'orientamento della politica internazionale del governo Macri sono estremamente negativi. Alcuni dicono che è così filoimperialista al punto che alcuni membri di questo governo sono sospettati di essere collaboratori della CIA, il che nel panorama politico latinoamericano non è più un'eccezione. Per esempio, il leader del Golpe Blanco, realizzato per deporre il presidente del Paraguay, Fernando Lugo, in realtà era un collaboratore della CIA, nonostante fosse anche il leader del Partito Colorado. Il presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, è stato uno dei primi leader politici a manifestarsi nei confronti di Mauricio Macri e del processo politico che lui rappresenta, cioè il ritorno dell'imperialismo in Argentina con delle posizioni che pretendono distruggere tutto quello che Cristina Kirchner costruì in favore dell'autonomia economica e politica dell'Argentina. L'intervista che noi ritrasmettiamo è un esempio di come Rafael Correa etichetta Mauricio Macri in una maniera, diciamo, elegante ma politicamente è dura, perché per lui Macri è appunto un figlioccio dell'imperialismo. E quando io escuché il debate entre Mauricio Macri e Daniel Scioli, él habló de la cláusula democrática, no sabía a qué cláusula se refería. Si era la de UNASUR, era totalmente improcedente, porque la cláusula democrática de UNASUR es contra los gobiernos, los golpes de Estado, las dictaduras. Y claramente en Venezuela, les guste o no les guste, pero existe una democracia. Y existe un proyecto político que se ha cansado de ganar elecciones. Que perseguidos políticos, etcétera, demuestren. Lo mismo dicen de Ecuador. Hay toda una campaña de desprestigio contra los gobiernos progresistas que, y si algún presidente o país se cree árbitro del bien y del mal en base a esas informaciones, sería muy grave, terrible, diría yo. Entonces, al menos con respecto a cláusula democrática UNASUR, nada tiene que ver el caso venezolano. No cabría aplicar una cláusula democrática. Entonces, me parece aquello totalmente equivocado y una interferencia en los asuntos internos de Venezuela. A livello di relazioni politiche internazionali, fino a che punto il ritorno al potere in Argentina della destra potrà favorire l'affermazione di nuove posizioni imperialiste nel cosiddetto confronto globale? Che dire, gli squilibri ovviamente internazionali che sono stati poi provocati dal conflitto fra Stati Uniti e anche Europa, questa competizione globale tra area del dollaro e area dell'euro, la pressione degli Stati Uniti anche su Venezuela, i progetti di destabilizzazione in Ecuador, in Bolivia, ma nello stesso Brasile, sono assolutamente preoccupanti e risultano ancora peggio se si vanno a relazionare al gioco, al ruolo oltre che al gioco geopolitico, geostrategico, geoeconomico che l'Argentina ha nelle relazioni internazionali.